Mo padre Gigino è pronto, andiamo a Monteforte Irpino, questa bella località, mo che bella, in mezzo alle montagne un cavolo di freddo che così si ten tutta la pelle tesa. Voi chiamate mentre io parlo, eh. Andiamo a Monteforte Irpino dove c'è la chiesa dei Santi Martino Vescovo e Nicola di Bari che cantava delle belle canzoni. Il cuore è uno zingaro. Il cuore è uno zingaro e va lì dietro la chiesa, mo che bello. Andiamo dalla signora Carmela, vediamo se ci risponde Carmela. Non sento nemmeno lo squillo però, come mai? Niente, non si sente nulla. Arriverà? Nel frattempo tu mi vuoi raccontare qualcuno dei tuoi peccati? Ma Sabrina è senza peccato. Sì. Ce ne sono parecchi. Ha scagliato la prima pietra, sì. Quindi Sabrina. Più Enza. Enza fa i peccati? No, ma Enza è maestra di danza. Enza è solo ed esclusivamente danza, ci mancherebbe altro. Va bene, se mi fate sentire anche gli squilli sono contento. Sento uno squillo, eh. Ecco, adesso sento proprio bene, mo che bravi di questa regia che mi fanno sentire tutto come si deve. Chissà se sono peccatori anche loro, eh. Non lo so. Un paio di loro li ho visti che secondo me... Ogni tanto ci vanno sui siti porno, però questa è una... vabbè, adesso cosa vuoi? Il riferimento ai tradimenti di cui abbiamo parlato. Esattamente. Prima. Cambiamo città. Mi sa che la signora Giuseppina Canonico è scesa. Adesso dove si è andata lì a Monteforte Irpino? Cosa c'è da fare, nel senso? A quest'ora poi vuoi stare a casa a cucinare o esci? Dove vai? A mangiare dalla tua città. Ho capito, ma sappi che noi ti stiamo chiamando. Adesso in che paese andiamo? A Sperone? Sperone dov'è? Boh. Sperone, aspetta che prendo il... Sperone, provincia di dov'è Sperone? Tu lo sai? Non lo sai? Benevento, mi dicono. Ti dicono Benevento. Mafalda? Pronto? Buonasera, sono padre Gigino, padre Luigi della chiesa di Sant'Elia Profeta, che lui ci vorrebbe. C'è la signora Mafalda. Maddalena, chiedo scusa Maddalena, ho sbagliato, una telefonata per un'altra. Ha sbagliato numero. Non c'è nemmeno Maddalena? No. Nemmeno Mafalda? No. Ma scusi, lei chi è? Ma lei chi è? No, io sono padre Luigi Siniscalchi, padre Gigino, il nuovo parroco della parrocchia di Sant'Elia Profeta. Siete venuti a messa stamattina? Certo. Bravo, bravo. Avete sentito che bella messa che abbiamo detto? Sì, sì. Sì, il parroco l'avete sentito quando ha detto che andava via? Sì, sì. Sì, se ne va, va in missione. Va in missione nell'Africa nera, nel Cavon, dietro Plia Piazza Dant. È un posto dell'Africa molto difficile, ci sono tanti neri lì. Signore, è svenuto? Che peccato, stava così bene. Sì, la notizia è che il parroco andava nel Cavon, non... Fatto male. È svenuto, gli è venuto un... Stamattina ci è venuta a trovare la signora Russo, Rita. Oh, che bella la signora Rita Russo. Grazie per essere... Dove andiamo adesso? Cira. Andiamo da Ciretta. Andiamo dalla signora Cira. Lombardo. Se... La signora... Lombardo, non Longombardo. Non ci vedi peggio di me. Alzate un po' il volume in studio, se fosse possibile, eh? Grazie. Pronto? Buonasera, sono padre Gigino, padre Luigi, il nuovo parroco della parrocchia di Sant'Elia Profeta. Come sta? Bene, grazie, ma comunque io non sono della casa, sono, come si dice, un invitato al momento, che non c'è nessuno e qui ti ho risposto io. No, adesso mi faccia capire, cioè l'hanno invitata a pranzo, l'hanno lasciata, lei sola a casa e se ne sono andati. Ma sono una banda di sconsiderati questi, scusi. Insomma, dal figlio. Ho capito, ma lasciarla, cioè uno prima la invita a pranzo, poi lei è arrivata e ha detto ma chi sta a chi vuole, sono su da essere su YouTube, mi sembra un pochettino strana come situazione. Sì, ma io comunque sono il padre della signora. Ah, lei è il padre, vabbè. Vengo da un altro paese. Il padre della signora Cira. Sì. Come sta Cira? Comunque lei non c'è al momento, stanno... Chi gli ho fatto Cira? Signore, lei è il papà, Arosto, lei è il papà di Cira. Mo che bello, mo sa che sono tanti anni che io non vedo Cira. Io sono tornato qui, Arosta, a Sperone, sono tornato qui a Sperone dopo 20 anni. Voglio dire, mia figlia non era ancora nata praticamente.
Ma perché, quanti anni ha sua figlia? C'è poco più di 40, che quella poi non è stata neanche qua. Ma scusi, se ne ha poco più di 40, 20 anni fa c'aveva 20 anni. Ho detto, c'è poco più di 40. E allora, se lei ne ha più di... Quindi, quella lei manca da 20 anni, mia figlia non era neanche venuta qua 20 anni fa. 20 anni fa non era a Sperone sua figlia? No, perché quella... E dov'era? Siamo di fuori Sperone. Fuori Sperone? Ma mi veniva a trovare spesso a Sperone in chiesa. Ma lei forse ha sbagliato il numero. Ma lei è il papà di Cira, ma io me la ricordo bene, Cira, quella ragazza un po' alta, un po' bassa. Era alta, non era bassa. No, nel senso, molto alta. In poche parole, mi dica. No, in poche parole, semplicemente, dopo tanti anni... Magari non 20, adesso sa, io ho fatto un'età come lei, sono un po' rimbambito, io sì però. E quindi dicevo, magari sono tornato qua, la volevo salutare, solo questo. Sì, ma lei ci crede o no? Io stasera vado e non la vedo perché lei sta fuori. Ah, è fuori ancora? Ma questa ragazza va sburtecelliando in giro, ma dove? Ma stia un po' a casa con... Cosa le hanno, prima di lasciarla solo lì in casa, cosa le hanno cucinato? Come si suol dire, sarà tutto improvvisato, perché non lo so neanche. Vabbè, però insomma, perché è l'una. Prepara mio figlio dall'altro lato. Dall'altro lato, vabbè, però è l'una, prendiamola via, sennò che mangiamo alle tre. E aspettiamo gli altri consuoceri. Ah, ecco, tutti insieme oggi, una bella tavoliata. Ma che bello, queste famiglie. Ma allora Don Rinaldo se n'è andato? Sì, Don Rinaldo purtroppo sì, è andato in missione. Ah, ecco. È andato nel Cavon. In Africa. Ah. Sì, sì. È andato lì in Africa a fare una missione per la coltivazione delle lenticchie subumane. No, sì, lui... è andato lì ad aiutare perché lui aveva delle competenze in legumi geneticamente modificati, per cui è andato lì nel Cavon che dovevano, poverini, quelli non c'hanno niente, allora Don Rinaldo ha detto ma non ti preoccupare, mi metto io in campo, di qui Rinaldo in campo, questa l'abbiamo capita in 12, ecco. E quindi niente, è andato lì a fare le coltivazioni della lenticchia geneticamente modificata, il lenticchione. Va bene, comunque la ringrazio. Ma io pure a lei. Quando sentirà mia figlia glielo dirò. Oh, la ringrazio anche a lei. Tante belle cose, un abbraccio a Cira. Si chiama Cira. Un abbraccio a Cira. La saluto. E ha avuto un ictus, poi certo, perché la notizia della lenticchia geneticamente modificata gli ha creato dei problemi. Vabbè. Ancora, ma no, dopo questa cosa così bella, sì, ancora, non c'è un'altra canzone? No, non c'è. Sì, ho capito, però dopo una telefonata così carina non se ne fa mai un'altra, è difficile farla venire meglio. Quindi. Ci fermiamo, quindi diamo appuntamento stasera al teatro. Sì. Diamo stasera appuntamento a teatro, stasera, oggi pomeriggio, oggi è domenica, quindi c'è la, ragazzi, c'è la pomeridiana alle 18, quindi non mancate, lo chiamavano Scarfalietto, Teatro Trianon a Napoli, il teatro meraviglioso, teatro storico, teatro diretto da Nino D'Angelo, stagione meravigliosa, tanto pubblico, siamo molto felici perché è veramente il teatro del popolo, quindi veniteci a vedere, venitevi a fare una pancia di risate e venite a vedere lo Scarfalietto al Teatro Trianon di Napoli, mi raccomando. Oggi alle 18 e per la grandissima affluenza che c'è anche domani sera alle 21 siamo in scena anche di lunedì proprio per cercare di accontentare tutte le persone che ci hanno chiesto di venire a divertirsi con noi e poi ancora giovedì, venerdì, sabato e domenica della prossima settimana. Bene, bene, ci vediamo più tardi. Ma con il nostro pubblico ci vediamo invece domenica prossima.